A tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto contento. Altra cosa importante, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo nuovo contenuto parleremo della partita di stasera fra Fiorentina e Juventus al Franchi, come arriva la Juve. Ma prima di parlare del contenuto, sapete, io ho questo obiettivo, quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. È difficile? Sì. È impossibile? No. Perché io sono sicuro che voi come community siete una community forte, siete una grande community, siete una community che grazie a voi possiamo crescere. E che dire? Io sono qua, sono qua. Aiutiamoci a vicenda, perché io vi ho fatto una promessa: questo canale è vostro, questo canale sarà sempre vostro, basta avere educazione e rispetto, in questo canale potete dire tutto quello che volete. Allora, la partita che è stata accesa 2 giorni fa, 3 giorni fa, quando hanno aperto il Viola Park e i tifosi, abbiamo visto quello che hanno fatto, hanno insultato Vlahovic, Chiesa, Fagioli, ma quello che più mi dà fastidio che gli stessi giocatori della Fiorentina sono andati sotto la curva ad applaudire. Ma che schifo è? Semplicemente, che schifo è? Allora, precisiamo, i tifosi possono tonare tutte, lo torniamo a dire tutti i cori che vogliono, ma i giocatori devono avere un'etica. Se io vedo che i miei tifosi insultano altri giocatori, tu non vai ad applaudire. Ormai siamo arrivati a questo punto che i giocatori, i dirigenti, per accontentare i tifosi devono fare grattina allo stomaco. Siamo arrivati a questo punto. Chiudiamo il discorso, poi la solita pappardella di Commisso che dice che la Juventus è bilanci. Però se non mi sbaglio, se la Juventus ha i bilanci così in rosso, i soldi di Bernardeschi, di Chiesa, Vlahovic, ti sono arrivati o no? O no? Sei stato tu, torno a dire tu, Rocco Commisso, a bussare alla porta della Juve, che voleva un giocatore della Juve in prestito, con mezzo stipendio pagato dalla Juve. No, la Juve è venuto, ta 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 ta, e ti ha pagato. Però chiudiamo qua il discorso di Commisso. Io mi auguravo che la partita venisse sospesa, però da quando io sto facendo il video, ormai si può dire che ufficialmente si gioca, sappiamo tutto quello che è successo in Toscana, oggi è una partita da rinviare perché si devono pensare alle cose più serie, perché io ho sempre detto che il calcio è la cosa più importante delle cose meno serie al mondo. E allora, il problema era questo, non si poteva evitare, tanto un buco si trovava, per giocare la Juve Fiorentina un buco si trovava, anche durante il turno di Coppa Italia spostavi la Fiorentina o la Juve e il buco si trovava. C'erano cose più importanti, però forse per l'ordine pubblico tutto quanto hanno deciso di giocare, almeno fino a quando io sto registrando. La Juve si presenta con tutti i suoi effettivi, sappiamo, tranne ormai i soliti Pogba e Miretti squalificati, chi per doppio, chi per scommessa non ci sono. Non c'è Weah per infortunio, non c'è Danilo per infortunio, non c'è Alexander per infortunio e soprattutto non c'è De Sciglio per infortunio. Ormai De Sciglio è quasi un anno, ormai come abbiamo capito De Sciglio tornerà nel 2024. La Juve è una Juve in emergenza, sì, però è una Juve che sempre nell'emergenza ha saputo trovare il suo meccanismo. Sarà la prima volta di Federico Chiesa alla Juve contro la Fiorentina al Frank, perché nel primo anno non c'è stato perché era squalificato, dopo c'è stato infortunato e lo scorso anno doveva recuperare. Sarà un Federico Chiesa concentrato, un Vlahovic concentrato, sappiamo che saranno sommersi da fischi, boati. L'importante è con l'educazione. L'importante è con l'educazione, perché i tifosi possono fischiare, possono fare tutto quello che vogliono, però devono avere l'educazione. Poi c'è un altro punto.
Poi c'è un altro punto, che io penso che i tifosi che vanno a freschiare o insultare o prendere un freschietto per 90 minuti e freschiare un giocatore sono come quelle mogli, quei mariti che si separano dal compagno, il compagno si fa una vita e loro sono lì che rosicano invidiando la vita d'altrui. Per me i tifosi, che siano della Lazio, che siano della Roma, che siano dell'Inter, della Fiorentina, della Juve, perché lo stesso pensiero lo farò anche ai tifosi della Juve, quando o Dybala o Cuadrado verranno allo Juventus Stadium e saranno fischiati, per me sono ed saranno come quei tifosi che domani esulteranno Vlahovic e Chiesa. Semplicemente sono frustrati come un marito e una moglie che sono separati, il partner si è fatto una vita a un nuovo. Una nuova vita e loro sono lì che rosicano, che non riescono a farsi una loro vita. Per me sono quelli i tifosi che fischiano. Andiamo a vedere un po' la formazione. La formazione sappiamo già che c'è Szczęsny che in porta. La difesa è quella là, perché se ti manca Alexander, ti manca Danilo, non ci sono novità. C'è sempre Ljusen che è pronto e sembra entrare, però viene tenuto in panchina con Rugani, Bremer e Gatti. Finora hanno dato conferme. Il centrocampo c'è Kostic, Rabiot, Locatelli e qui c'è e qui ci fermiamo perché tanti dicono che giocherà come mezzala McKennie e Cambiasso quinto. Tanti invece dicono che giocherà Miretti, mezzala e McKennie quinto. E lì c'è un dubbio. Poi Chiesa lo danno al 90% titolare e alcuni danno Vlahovic e alcuni danno McKennie. In questo momento lasciare McKennie fuori è davvero una cosa importante, perché McKennie sta passando in un momento di forma importante. Anche è vero che finora non ha segnato neanche un gol. Forse è il giocatore con più gol annullati in questo campionato, ben tre, no tre, uno al Torino e due all'Empoli. Però si gioca la carta Vlahovic. Perché vuole giocarsi la carta Vlahovic? Perché sa benissimo che Vlahovic sarà massacrato fra fischi, ecco. Però io penso che Allegri vuole puntare su Vlahovic perché ci crede a Vlahovic. E in questo momento la Juve, soprattutto il centrocampo formato da Rabiot, Locatelli o McKennie o Fagioli o Miretti, deve riuscire a trovare la linea del passaggio giusta. Noi in questo momento sbagliamo tanto la linea del passaggio. Noi cerchiamo di fare cose complicate quando le cose semplici possono essere migliori. Nel gol che ha fatto la Juve, si poteva lanciare la palla, come dice un buon Cassano, lancia palla alla barra, non mi ricordo come dice il buon Cassano comunque, palla lunga, la prende Vlahovic, la prende Milik, invece no, invece col Verona, pallone da Bremer, Bremer, Locatelli, Locatelli, Miretti, una bella manovra circolare che poi da Miretti la passa a Gatti e Gatti la mette nel mezzo. Noi dobbiamo riuscire a trovare quelle vie, quei passaggi giusti, quei passaggi che lasciano la possibilità di riuscire a trovare la via per il gol. Io sono convinto che Chiesa e Vlahovic hanno la possibilità di zittire i tifosi della Fiorentina se già nel primo tempo vinciamo 4-0. È impossibile, che è impossibile, perché noi abbiamo un ottimo reparto difensivo, però sbagliamo tanto in attacco, perché in attacco sbagliamo tanto. Col Milan abbiamo vinto 1-0, col Torino abbiamo vinto 2-0, con Lecce abbiamo vinto 1-0, sempre con un gollettino, tenere sempre in vita le squadre avversarie non è una cosa giusta. Diamo un'occhiata alla probabile formazione della Fiorentina. La Fiorentina gioca il 4-2-3-1 con Terracciano, Biraghi, Martinez, Quarta, Milenkovic e Parisi, Duncan, Arthur Melo, Gonzalez, Nico Gonzalez, Benaventura, Icone e Beltran. È una bella formazione. Se Italiano, oltre a fare una fase offensiva alla grande, riesce a migliorare anche la parte difensiva, Italiano è già un big allenatore, perché Italiano allena una piazza davvero dura, perché Firenze non è facile allenare fra
un proprietario che spara cazzate a leva leva, che ne dice una più di Bertoldo, o che vuole questo, vuole quell'altro, poi la verità ha investito, ognuno deve dire le cose, ha investito, ha comprato sul mercato, però da una parte c'è una tifoseria che vuole andare sempre in Europa a vincere, e io dico se italiano riesce a migliorare anche la parte difensiva è già un grande allenatore. Domani speriamo sarà uno spettacolo di calcio, perché come dico sempre, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Allora domani deve essere una partita di calcio, speriamo, sia da una parte che dall'altra non ci sono né numeri, né insulti, né niente. Perché domani, soprattutto sulle cose extra calcio che stanno succedendo in Toscana, io l'avrei, come ho detto, l'avrei rinviato questa partita. Ma se domani si gioca, ci deve essere una partita di calcio. Deve essere una festa del calcio. Sperando che vince la Juve. La Juve deve capire che deve riuscire ad attaccare, soprattutto deve riuscire a segnare più gol. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordate solo questo. Una sola cosa. Forza Juve! Ciao!